Il federalismo è la parola più citata nella divulgazione pubblica, ma quella che nasconde più segreti e incomprensioni. È iniziata con queste premesse la lezione sul federalismo del governatore De Filippo agli studenti del NIT di Potenza. Con parole semplici, De Filippo ha ripercorso le tappe storiche che hanno portato all'unità del paese, ha ricordato la Carta Costituzionale, a cui ha partecipato anche Nitti, uomo politico al quale è intitolato l'istituto. È dal 2009 ha spiegato che con la legge delega sul federalismo sono stati fissati i principi della riforma. Se prima le regioni ricevevano trasferimenti dallo Stato secondo il criterio della spesa storica, colpevole di aver generato sprechi e inefficienze, con il federalismo c'è il passaggio ai costi standard, servizi ad un prezzo giusto, costi uguali dal nord al sud. Criteri esatti, ha sottolineato il Presidente, così come sarebbe giusto che i giovani di San Paolo Albanese avessero pari opportunità dei coetanei di Milano. La Basilicata, regione virtuosa per i conti in ordine, è pronta a raccogliere la sfida, se però verranno prese in considerazione le nostre particolarità. Con esempi pratici, il Presidente ha fatto capire ai ragazzi che costruire infrastrutture e servizi in Basilicata è più costoso che altrove, a causa di un territorio esteso ma con bassa densità demografica. Ed è per questo, ha concluso De Filippo, che bisognerà vigilare affinché lo spirito buono del federalismo non nasconda ingiustizie.